Quando c'è stata l'organizzazione di quell'operazione, speravo di non prendere solo quel fottuto testamento. Avrei sperato che in quella valigetta ci fosse stato altro. Amo i pacchi a sorpresa, poi decido io dove e quando aprire il pacchettino. Infatti trovai una bella sorpresa nella valigetta. Comunque, mai si era conclusa tutta l'operazione. Il cagone era già in viaggio con il furgone per Milano, con tutta l'attrezzatura. Anche gli altri si stavano preparando per lasciare San Vincent. A me restava di ultimare il gioco dei messaggini. Chiamai la reception chiedendo del cameriere, a colui che avevo affidato il compito di consegnare le frasi dei post-it. Venne in camera e gli diedi l'ultimo messaggino da consegnare alla donzella famosa. Quella, la leccatrice di cucchiaini. L'ultimo messaggio, l'ultimo post-it c'era scritto: se vuoi conoscere l'angelo senza ali, ti aspetta la camera 234. Alle 22. Se era curiosa di chi fosse quello strano messaggero, si sarebbe presentata. Era, diciamo, al 95% si sarebbe presentata, ne ero certo. Tipico degli esseri umani quando si è curiosi, cercare di svelarsi la propria curiosità, anche se per me non era proprio importante che lei si presentasse, ma era giusto che conoscessi chi le aveva cambiato il modo di pensare in quell'ultimo periodo. Il mio era semplicemente un gioco per passare il tempo e divertirmi un po' con le anime. Nel frattempo preparai la valigia, avevo poche cose come sempre del resto, via i nei, via i baffi, via la parrucca, l'orecchino. Ritornai come gli dèi mi avevano creato. E aspettai seduto sul balcone di quell'albergo. Male che vada, mi sarei addormentato come sempre su quella sedia, tra un cielo stellato e un freddo pungente, ma il mio corpo era tutto sommato abituato. Una coperta addosso e via, con una Black Death e una bottiglia di whisky, il Jack Daniels che io vado matto. Sarei partito di primo mattino per Milano. Dovevo aspettare solamente cosa avrebbero scritto i quotidiani del luogo sui fatti accaduti sulla strada, che da Saint Vincent portava a Ginevra. Ero curioso per sapere cosa avrebbero scritto i giornalisti. Il buio si accingeva ad arrivare, mi si annebbiavano gli occhi. Stavo sul dormiveglia. Mi si chiudevano le palpebre. Cadono minuscoli polveri delle Black Death. La cenere cade su quel balcone, che forma una montagnetta sotto i miei piedi. Poi ho sempre il solito vizio di stare scalzo. Solito vizio. Vabbè, cosa volete che vi dica? I vizi si pagano prima o poi. I vizi a noi umani non ci cambiano mai, ci moriamo dentro. Alcune volte si muore anche pure di lussuria, altre di speranza, che mischiato con l'essenza ne viene fuori un invisibile fottuto profumo che sa di tutto e il contrario di niente. Oltretutto le sigarette stanno finendo. Tanto tra poche ore avrei lasciato quel posto incantato, con una valigia piena di grano e di documenti. Nascosti sotto il fondo della valigia, ben distesi, una banconota accanto all'altra, in estremo ordine. Mentre i documenti li avrei messi all'interno di un paio di maglie, anche loro ben distesi, senza stropicciarli.
Appoggiare la testa sul muro del balcone con i piedi sul tavolino e come d'incanto sentii bussare la porta. Guardai l'orologio, quello sul comodino, segnava le 22:05. Mi sa che era arrivata proprio la leccatrice di cucchiaini. Aprì la porta, ci guardammo, lei sorrise e io invece freddo come il ghiaccio. Non avevo espressioni. Mi spostai apprimaggiamente la porta. Prego, si accomodi. Entrò con estrema tranquillità. Non aveva nessun tipo di timore di trovarsi dentro in una stanza d'albergo con uno sconosciuto. Non aveva nessun timore e quello mi sorprese.